classe 1991 e classe 1995. Pensate che giovani, beati loro. Fin da piccoli seguivano le corse motociclistiche, iscritti uno alla facoltà di ingegneria gestionale, l'altro laureato in ingegneria aerospaziale, attualmente studente in ingegneria aeronautica per la laurea magistrale, hanno scelto di partecipare a una competizione di progettazione, produzione e sviluppo, pensate, di un prototipo di moto da corsa. Ce lo raccontano loro tra poco, restate con noi subito dopo la sigla. Buongiorno, bentornata a tutti gli amici di Aracne TV. Qui mi stavano facendo ridere, mi stavano distraendo. Il sipario di spazio scenico si apre sui due protagonisti di oggi, Riccardo Moro e Giuseppe Jurato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Salve ragazzi. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro grazie invito. In realtà qui ci a voi. dovrebbe essere un terzo ospite, anzi una terza ospite, che però insomma è putativa perché per evidenti ragioni di spazio non poteva entrare, che è la vostra moto, la moto progettata e costruita da voi e da tutto il team di Sapienza Gladiators. Ma prima ancora voglio chiedervi, prima di tutto, chi eravate da bambini e che cosa volevate fare da grandi? Iniziamo da Riccardo. Allora, io da bambino sono sempre stato un ragazzo, un bambino abbastanza tranquillo, felice, cresciuto in campagna con i miei, con una casa in campagna, e il mio sogno è stato sempre un po' quello di seguire un po' le orme di mio padre nella sua attività. Infatti ho cercato di prendere dei studi che sono più attinenti possibili a quello che fa lui. Che fa papà? E ha un ingrosso di alluminio Ah, e e quindi certo, serramenti. l'ingegneria gestionale sicuramente. Ti piaceva la velocità però perché Sì, guardavi. sempre seguito le moto, ovviamente tutti appassionati del nostro Valentino Rossi, quindi ho sempre Facevi il tipo seguito, per sì. Valentino. Giuseppe, chi eri tu da piccolo? Io da piccolo ero un bambino abbastanza ribelle, dinamico, Tra irrequieto. l'altro, Giuseppe, tu sei un centauro perché fai gare Esatto, motociclistiche. esatto. E ho iniziato a gareggiare a 13 anni, fino ai 18, nel mondo dell'enduro. Un po' diverso dalla pista, però Allora, tu sei diciamo, siciliano, sono quindi vieni dalla siciliano, Sicilia. vengo Che da. cosa dicevano i tuoi genitori? Cioè, mamma non era preoccupata di questa tua Ma passione sportiva? i primi anni sì, abbastanza, ovviamente una mamma è sempre una mamma e l'ansia di Salutala, quando ti ciao ricambia, mamma. salutala. E l'ansia per un figlio che gareggia, che comunque si espone a rischi, non, cioè è sempre. Certo, immagino. Allora, 47 team universitari provenienti da 17 paesi diversi. Sapienza Gladiators Racing Team. Che cos'è? Rispondimi tu. Sapienza Gladiators Racing Team è un progetto di tutti gli studenti universitari che spaziamo dalle varie ingegnerie. Io sono ingegnere gestionale, ci sono ingegneri meccanici, ingegneri aerospaziali e siamo suddivisi in cinque reparti: elettronica, motore, ciclistica, aerodinamica e operation. Ognuno si occupa del suo reparto, diciamo, di fare le Allora, tanto per cose essere precisi e dire le cose come stanno, il referente accademico di questo progetto è il professor Antonio Carcaterra del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza. Loro hanno vinto questa competizione, sono arrivati primi, hanno vinto il trofeo. Che cosa ha detto il professore? il professore era come tutti noi emozionatissimo e più che altro incredulo di questa nostra vittoria, dato che abbiamo avuto abbastanza problemi prima della gara. Non si sapeva se avremmo partecipato o meno. Alla fine eravamo lì, aspettavamo dopo Ma lui la gara. credeva in voi. Credeva in voi, ha creduto sempre in noi. Infatti, grazie a lui siamo riusciti a portare avanti il nostro progetto e alla fine arrivare ad Aragon e gareggiare insieme a tutti gli altri. Parteciperete ad Aragon anche nel 2020. L'Italia sarà rappresentata da ben sei facoltà. Sì, Dovete vincere di nuovo.
Questa volta, sì. Abbiamo vinto. Minimo sul podio, minimo. Siamo arrivati primi nella categoria Best Rookie, ovvero gli esordienti, un team di esordienti. E adesso il nostro obiettivo è quello di vincere la gara, arrivare primi nella classifica generale. Certo, ma bisogna volare alto, puntare sempre al massimo, poi si vedrà, insomma. Allora, io voglio far vedere qualche foto di quelle che ci avete portato per far capire di cosa stiamo parlando, perché altrimenti, insomma, resta una cosa così un po' platonica. Se la regia ci manda le foto di questo prototipo di moto, ecco qui. Io so solamente che i pneumatici sono Bridgestone, quindi una cosa serissima. Pneumatici assolutamente da competizione, da pista, da gara. Per il resto? Beh, per il resto diciamo che la competizione ci fornisce un kit che comprende pneumatici, cerchi, impianto freni, Il telaio, centralina. Il tutto il resto è progettato e prodotto da noi. Scarico. Quindi vi danno dei pezzetti da assemblare, diciamo esatto, così. Però poi il grosso uguali ci dovete mettere. Tutti i team, così da un modo tale che la differenza la fa sia il pilota e sia un po' i ragazzi che hanno progettato. Sapete perché è carina questa cosa? Perché ci sono alcune materie, io che ho sempre preferito le materie umanistiche nella vita, eccetera, alcune materie che risultano un pochino aride, no? A chi le vede dall'esterno. L'ingegneria sembra qualche cosa un pochino... È difficile, no? Immaginarsela messa in pratica. Invece, sì, infatti, vedere una cosa del genere, vedere qualcosa di costruito, loro mi hanno detto, Leonora, guarda, ti portiamo la moto in studio. Io ho detto, ma un modellino? E loro si sono messi a ridere. No, la moto vera. E chiaramente per ragioni di spazio e di organizzazione era difficile portare la moto vera. Cioè, ma voi avete fatto una cosa eccezionale, una cosa difficilissima da fare. Perché comunque un prototipo di moto da corsa... Non è una costruzione Lego, voglio dire, è una cosa seria, serissima. Che cos'è il diagramma di Gantt? Io so che è una cosa che il professore o comunque i progettisti di questa competizione avevano approntato per garantire la costanza nel lavoro di gruppo, perché è un lavoro di condivisione. Sì, diciamo il diagramma di Gantt serve appunto per tempificare i lavori dei vari reparti e ovviamente essendo una moto, e le componenti sono tutte collegate, quindi un ritardo in un determinato reparto fa dei problemi a cascata anche sugli altri reparti e questo serve proprio per tempificare proprio... Quindi chi sgarra sa che fa sgarrare tutta quanta la squadra. Soprattutto come può essere ad esempio per il telaio, che è la parte centrale dove viene fondamentale. Si basa tutto. E senza telaio non si può assemblare il resto, questo è poco ma sicuro. Se la regia ci fa vedere le altre foto un attimino in sequenza, così loro mi raccontano qualche altra cosa. Questo che cos'è? Questo momento meraviglioso? Beh, questo è stato un momento indescrivibile. Una gioia, esultanza. Sì, è stato il momento in cui ci hanno chiamato a salire sul palco, sul podio di Aragon, un podio che cosa dove avete sono provato, saliti ragazzi? I più grandi campioni della MotoGP e del mondo delle corse. È un'emozione indescrivibile. Voi da giovanissimi avete realizzato un sogno, questa è la cosa incredibile. Vabbè, ne abbiamo tanti altri. Immagino, certo, dovete averne, ci mancherebbe altro. Il progetto ha partecipato a tantissimi eventi nazionali, ne cito qualcuno, Moto Days, Motorbike Expo di Verona, Motor Valley Festival e quant'altro, e ha conquistato, attirato l'attenzione di moltissimi giornali, anche giornali online, tra cui Repubblica Online, cioè sono degli articoli a voi dedicati. Che cosa vi hanno detto a casa? Cosa vi hanno detto i vostri coetanei, per esempio? Beh, ovviamente l'emozione di stare su un giornale così importante è sempre grande. Poi per un progetto che noi sentiamo così è importante e infatti cerchiamo sempre di migliorarci. Saremo anche all'EICMA per la più grande mostra di moto. E lì ci ha aperto anche grandi porte questo fatto di essere sul giornale, perché proprio lì ci ospiterà un giornale che ci dà una mano. Che bello ragazzi, che bella soddisfazione. Adesso il prossimo progetto, una navicella spaziale, qualcosa vi dovrete inventare, che dalla moto da corsa in su dovete progettare adesso, non potete tornare indietro. Stiamo lavorando per il nuovo prototipo per la prossima competizione, sperando di... Sì, però insomma qualcosa con le ali, non so, si trasforma. La moto di Batman. Allora, da quest'anno tra l'altro sarete anche un'associazione sportiva dilettantistica. Red, mi fai vedere le foto della moto in pista mentre corre? Perché è bellissima anche da vedere questa moto, diciamoci la verità. Sarete un'associazione sportiva dilettantistica, il che vuol dire non un'associazione sportiva studentesca, ma ben di più.
Sì, diciamo siamo un po' distaccati dalla Sapienza per essere un po' più indipendenti. E poi, a proposito dei sogni, il sogno è quello di partecipare anche a altre competizioni, non solo a questa del Moto Student, e anche per dare la possibilità a chi vuole sostenerci, essendo un'associazione, posso sostenerci anche con il 5 per 1000, dove trovo tutte le indicazioni sul nostro sito. Bravo, bravo. No, no, ma dillo, di anche il Sì, sito, insomma, approfitta. abbiamo bisogno. Visto che abbiamo questa opportunità, Sapienza Gladiators, e comunque diciamo il primo che esce è il nostro sito. Giuseppe, tu hai provato a guidare il prototipo? Sì, l'ho guidato L'hai proprio dovuto io, l'ho dovuto testare? Si è affidato testare e soprattutto guidare, sì. dei Non avevi colleghi. paura che si smontasse qualche pezzo, conoscendo i Inizialmente sì, compagni di squadra? inizialmente sì, però poi Nel dai. senso che è un pensiero che viene, no? Adesso uno È lo dice normale. ridendo, però. Infatti la moto fino al giorno prima della gara non andava, aveva un po' di problemini, poi Ah siamo sì, riusciti e a. beh, immagino. Cioè, io mi ricordo all'esame di terza media mi fecero portare una pila costruita da me e non funzionò durante Sì, ma quando serve è sempre È così. sempre C'era così. polo negativo, polo positivo, non faceva. Vabbè, comunque, avete ottenuto chiaramente la prima posizione, avete vinto il trofeo Rookie Team dell'anno, però siete giovanissimi. Chiedo a tutti e due, sogni, progetti e ambizioni. Prima Riccardo. Allora, il sogno per quanto riguarda questo progetto è innanzitutto finire e, come abbiamo detto prima, raggiungere il podio, una delle prime posizioni. Poi ovviamente finire la laurea e cercare un lavoro Un che più lavoro mi serio, piace. stavi Sì. dicendo, un lavoro serio, No, ma quello che avete fatto è serissimo, trovare un ragazzi. lavoro dove ho la stessa passione per questo progetto, dove posso. Ma io sono sicura di questo perché vedo proprio i vostri occhi sbrilluccicosi, quindi la passione porta lontano, Sì, sempre, è comunque, in ogni caso. uno stimolo in Giuseppe, più. sogni, progetti, Il ambizioni? sogno, sempre parlando del progetto, è sempre quello di mandare avanti il progetto e di farlo crescere, lanciarlo nel mondo delle corse, cioè corse un po' più importanti Tra come. l'altro tu stai prendendo la magistrale in Io ingegneria sto finendo la aeronautica, che magistrale in comunque... ingegneria aeronautica, sì. Quindi vedi, ci sono andata vicino con la nave Eh sì, spaziale. è legata a livello aerodinamico, parliamo alla moto, però si spera di trovare un lavoro decente. Eh sì, dai, chiamiamoli questi ragazzi, appena usciti dall'università e poi già con questo risultato che fa curriculum, Dai, comunque io me lo qualcosa in più. metterei in testa, prima ancora della maturità, della Prima del laurea, nome vincitore, mettiamo. beh, non lo so ragazzi, Rookie Team, primo posto, il trofeo, ma poi insomma appunto quel podio di Aragon, un'emozione grande anche per Grandissimo. me che voglio dire non sono poi così tifosa, ma lo diventerò da oggi in poi, da vedere, insomma una cosa bellissima, È da momento seguire veramente. ovviamente sui nostri canali social, diciamo tutti Assolutamente, Facebook, certo. Instagram. Vabbè, avete già la data del 2020? È sempre Sì, seconda fine. settimana di ottobre Sì, più o 2020 meno. ci sarà la. Seconda settimana di ottobre 2020, non prendete impegni. Gladiator Sapienza, mi Ci sarà raccomando, l'Aragon. eh. Va bene, io ringrazio i nostri ospiti di oggi, Riccardo Moro e Grazie a Giuseppe voi, Jurato, per grazie a essere voi. stati qui con noi in studio. La prossima volta l'intervista anche alla moto. Ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento come sempre, lo sapete, se volete, qui a Spazio Scenico su Aracne TV.